Ragazze, buongiorno. Domenica mattina. Sto andando a messa, poi voglio vedere cosa c'è in realtà in paese, perché dovrebbe esserci una sorta di festicciola. Vi accennavo appunto anche già nel vlog precedente che sarei voluta andare, ma ieri minacciava proprio brutti temporali, infatti lanciava dei tuoni non da poco, vi dico la verità, quindi meno male che non ci siamo andate. E visto che oggi c'è anche Riccardo, pensavamo di farci un giretto oggi. Adesso vediamo un attimino come si evolve il tempo, anche perché anche oggi è nuvolo, quindi vediamo un attimo. Ci sono i cartelli dappertutto, infatti secondo raduno dei camion storici sarebbe la manifestazione, la festa, insomma così. Stamattina, da quel che ho sentito, dovrebbe esserci anche la banda, insomma, così io sarò a messa, insomma, però dovrebbe essere lì vicino alla chiesa comunque, quindi vediamo un attimino se c'è qualcosa, ve lo mostro volentieri. E quindi niente, programmi per oggi, sarà una domenica molto tranquilla, anche perché già ieri ho dato, tra vestiti, sistemare cose, ho pulito anche le imposte, quindi insomma. Almeno oggi vorrei staccare un attimo, cioè farò giusto l'indispensabile, tanto adesso c'è Riccardo e comunque qualcosa ci pensa lui, poi se mancherà qualcosa lo finisco quando tornerò. Però pulizie basiche, ragazzi, aspirapolvere, lavare a terra, basta, i letti, che tanto avrà già fatto lui a sto punto. E oggi ho bisogno di fermarmi, poi da domani riparto. Perché questa settimana vorrei fare delle pulizie anche un po' più approfondite, diciamo, oltre quelle basic. Scusate se ballate un po', ma non so, forse ho messo un po' male il telefono, quindi non ha un appoggio molto stabile sulla pinza. Comunque niente, io sono più o meno quasi arrivata, ci sono ancora 5 minuti e ci vediamo dopo. Temporale, ma proprio temporale, lungo, lungo temporale. Abbiamo pranzato. Ale ha fatto il riposino. Noi ci siamo visti Masterchef e niente, adesso ha smesso di piovere. Per fortuna vogliamo uscire un po'. Fa freschetto, ci copriamo, però ogni tanto uscire un pochettino. E niente, mi metto un po' di profumo. Mi metto questo qua, il Kiss the Sky. Voilà, disastro. E usciamo un po', speriamo non riparta a piovere, così ci godiamo un po' questa domenica pomeriggio. Va bene. Trying to find your way in. I'm sorry.
Lonely nights overcome. Ale, stiamo andando per la prima volta, stiamo per mangiare la pizza. Fuori nel parco giochi. Sembra. Giardinetti, dai, parco giardinetti. Giochi sembra di essere a Luna Park. Abbiamo fatto una pazzia. Abbiamo preso da mangiare e adesso gioco e un po'. Lo abbiamo portato qui al parco giochi. Al parco. Dopo mangiato gioco un po' con l'altalena dei grandi. L'altalena non so se è asciutta, forse lo scivo. Dopo vediamo. Intendo l'altalena dei grandi. Vediamo se è asciutta. Va bene. Mamma, ragazzi, c'è le labbra un po' rosse. Ha solo il rossetto. E c'è anche sì, un vabbè. Po'. E c'è anche un po'. Maria, quanto parla! Parlo l'amica. Rotta. Allora, perché non ti senti, guarda, se tu stoppi, senti, c'è il fiume, è rilassante, ma che ti frega adesso del cartone? Infatti, non me ne frega. Anzi, facciamo così, guarda, così mi presti, tieni la pizza, tienila, così mamma si appoggia di qua e tu di qua, che dici? Grazie. Le volte metto... La stagnola dentro, non cipolla. Eh no, è che facendo l'arrotolato. Sì, ma ce l'ho fino dentro. Occhio alle maniche. Buon appetito a tutti. Buon appetito. Meno male, così devo che non mi si scarica il telefono. Siamo all'aperto, siamo insieme. Ti guardi il cartone. Ma questo sta piccante. C'è la cipolla. È piccante. Vabbè. C'è scritto no cipolla. Tre volte. Io il pomodoro. Era mio quello. Mi dispiace che voi avete. Occhio, occhio, tieni questo. Io vorrei la pizza perché è la cosa più buona al mondo. Oh. Invece quelli non è che sono molto buoni per fare. Mmm. È buono. La pizza è la cosa più buona. Ma aspetta, la porto a casa. Senti, si scrive una cipolla, però c'è. Occhio! Ma che fai? Sto facendo un pezzettino, amore. Acqua sotto, aspetta. Ti siedi? Questo è frizzante. No, quello è frizzante, tipo i fazzoletti, così non neanche. Ciao ragazzi! Tutte le volte prendiamo il cibo e mangiamo. Adesso qua. Non ti allargare. Dai. Piacerebbe. Cuciniamo la pasta e ce la portiamo e veniamo qua. Qua, esatto. Sì. Bravo, bella idea. Vabbè. Ma per veramente? No. Guarda che panorama. No, è vero. Di qua. Anche se ho un po' paura perché sta diventando un po' notte. Ma sai che mamma e papà amore, il problema c'è qui. Ma tanto... La mia. Prima che viene notte, adesso è quasi estate. Tanto. La lucetta. Vabbè, ho capito, ho visto, amore. Lascia stare, mangia. Me la chiudi per sì. Bubi ha la torcetta della. Perché se diventa notte adesso, io
quella più super luce. Super... Che così faccio luce e che così papà ci... papà ci mettono. Ma tutto è cambiato perché guarda la gira, non era così. La gira? Quello là. La gira. Quella. Sì che... Ah, è vero, forse non era lì. Era qui. Vedi che c'è ancora il buco. Non mi ricordo. Era questo al tavolo. Non era là. Era lì. Ma sicura? No, no, era da questa parte perché c'era sempre la strada da attraversare. No, papà, era lì. Boh, io vabbè. Da volta era lì. Hanno messo anche degli alberelli nuovi. Figo. Hanno cambiato tutto, wow. È fantastico. L'hanno aggiustato un pochino. Qua era già bello. Mamma, prima. Mamma, stai riuscendo a gocciolare? No. Sì, l'ho sentito da gocciolare, mamma, qua. Io no. Poi è mezzo sereno, amore. Ormai ti cappuccio per sicurezza. Così è più caldo la mia tettolina. Eccoci un'altra ragazza. Eh sì. Meno male che ci sono i ragazzi a pacco giochi, meno male, altrimenti li siamo stati da soli. Se viene o brucia? Un po' per due. Ah. Posso l'acqua per favore? Frizzante o naturale? Ci sono fuzzicata. Frizzante. Frizzante. Che bontà frizzante. Bontà sì. Al sete o piccante? O cipolla? Sete. Ecco, come immaginavo. To. Non c'è Aaron stasera. Non c'è Aaron stasera. Cucina. Meno male che non c'è Aaron pacco giochi, altrimenti ci dà partito e ci mangerebbe la pizza. Ma non riuscirebbe. Ok, goccia. No. Molto di mani. I tried to be your everything, gave my everything. I sold out. Now just look at me, I'm a ghost with nothing left. Tornate, tornati, anzi, in realtà solo io e Ale. Perché qualcuno ha dimenticato Ciro, l'orsacchiottino nero, in gelateria. Quindi siamo tornati qui davanti a casa e mi fa: ma Ciro dov'è? Come dov'è? Io pensavo ce l'avesse in tasca, invece no. E quindi ho pensato di... E non lo porti se non ci sta in tasca, perché poi i risultati sono che lo appoggi da qualche parte, normale, te lo si può dimenticare. Sì, amore, ma ti ripeto, questa volta ti è andata bene, la prossima volta potresti non trovarlo più. Adesso ti è andata bene che non è passato un altro bimbo e l'ha preso, oppure che l'hanno buttato perché l'hanno trovato lì per terra, essendo piccolino, amore. Loro invece l'hanno tenuto, è andata bene. Non sempre sei fortunati così. Quindi è meglio se lo lasci a casa la prossima volta se ci tieni così tanto. E quindi è andato di nuovo giù in paese. È andato a prendere l'orsetto Ciro. Comunque, sticciona. Comunque niente, dai, ci siamo goduti questa domenica, è stato bello. È stato bello fare questa cenetta all'aperto, una cosa un po' diversa, infatti molto rilassante.
E mi piacerebbe poi rifarla anche con Fede. Ho giocato solo per un minuto. Come, prego? Ho giocato solo per un minuto. Non hai giocato un minuto. Sì. Hai giocato 10 minuti perché poi iniziava di nuovo a piovere, amore. Ringrazia che c'è già il signore è stato gentile a rasserenare un po' per farti giocare. Che... pioveva fino alle 5 di oggi, no? È andata bene che ha smesso e siamo potuti uscire. Se continuava a piovere non uscivamo proprio. La pizza. Sei mai contenta? Una cosa allucinante. Cioè, accontentarti di quello che hai fatto? Doccia. Adesso andiamo a fare la doccia. Dai, aspetta un attimo che sto parlando. Da brava. Comunque niente, adesso... Io mi vado a mettere già e mi cambio sempre. Ti sono cadute le mutandine, amore. Ecco appunto, parlando di perdere cose in giro, no? No, aspetta me per quello, aspettami. Certo, un tornado, non è stata zitta un attimo neanche mentre mangia, le parlo. Comunque molto bello. Mi è piaciuto pranzare all'aperto e mi piacerebbe poi rifarlo, dicevo, anche quando c'è poi anche Fede, per fare una cosa diversa. Adesso che è estate si può e ci sta, la sera si sta bene fuori, è bello. Comunque vado a farle la doccia, vado a farle la doccina, così poi quando arriva papà... Ma è asciutta sotto la doccia, mica scivolo, è asciutta. Cioè, ora guardatela. È asciutta. Sì, mamma, è vero. Ma anche se è asciutta, devi aspettare me, perché c'è il vetro, perché ti aiuto, perché tanto cosa entri a fare se non ci sono io che ti lavo? Mamma! Povero Ciro. Smettila. Adesso andiamo. Dai, vai, va.